Inviterei la dottoressa Maria Rosaria Leo a tenere la sua relazione su aspetti riabilitativi long term. A te? Perché non esco più? Ok. Aspetta, Rosaria? Sì. Fare qui per uscire. Via. Allora, Leo. Aspetta. Ok, dov'è l'F5? No, vai Leo. Ok. Vai per qui. L'F5. Ok, buongiorno a tutti. La devo accendere forse. Buongiorno a tutti. Ringrazio l'organizzazione per avermi invitato e ringrazio chi ha collaborato con me, i fisioterapisti di Santa Viola, grazie ai quali è stato possibile effettivamente fare questa relazione e presentare questi dati. Come già appunto Dunque, i pazienti con gravi disordini di coscienza vengono inviati presso l'ospedale Santa Viola dopo che l'inquadramento diagnostico è esaurito, il programma terapeutico deve definito, ma sussiste una instabilità clinica. Sono cioè pazienti con una compromissione protratta dello stato di coscienza che non possono trarre ulteriore vantaggio da programmi di riabilitazione intensiva e con persistenza di problemi medici aperti. Parliamo dunque della fase post-acuta tardiva in pazienti a lento recupero. Il servizio di fisioterapia si compone di 4 fisioterapisti e un fisiatra e lavora in team con tutte le altre figure professionali. La prima valutazione fisioterapica a letto dei pazienti viene fatta entro 24 ore dall'ingresso in struttura. Successivamente viene effettuata la prima visita fisiatrica. La valutazione globale si compone di la valutazione dei distretti articolari con il metodo dello zero neutrale, la valutazione del tono muscolare con la scala di Ashworth, la valutazione della disabilità residua con la DRS, la valutazione degli ausili in dotazione. Ho poca voce io. E infine la definizione di un progetto riabilitativo individuale. Lo scopo della seguente relazione è esplicare una metodologia di lavoro che si è consolidata negli anni. Il campione esaminato è composto da 35 pazienti. I pazienti sono stati valutati in 2 tempi successivi. Il tempo medio intercorso tra prima e seconda valutazione completa è di circa 268 giorni e le valutazioni longitudinali hanno lo scopo di mantenere monitorati quelli che sono i parametri individuati come significativi, quindi si vuole monitorare l'evoluzione dei quadri clinici. Partiamo con la DRS, è una scala che viene utilizzata per la valutazione dell'outcome attraverso gli indicatori di funzione e di integrazione sociale. Sono indagati 8 livelli: l'apertura degli occhi, la risposta verbale, la risposta motoria, le capacità cognitive nell'alimentazione, nell'igiene e nella cura di sé, la dipendenza da altri e la capacità lavorativa. Prevede un punteggio tra 0 e 30. Da 22 a 29, diciamo, vengono compresi i pazienti in stato vegetativo, da 17 a 21 si classifica la persona con disabilità estremamente severa. Questa è la scala che comunque ritengo che la maggior parte di voi conoscano. Dunque, per quanto riguarda i nostri pazienti,
vediamo che la maggior parte del campione, sia nella prima che nella seconda valutazione, ha un DRS di 24, sia nella prima che nella seconda valutazione. Aumentano i DRS di 23 in seconda valutazione e i DRS di 27. Nella nostra esperienza le variazioni riguardano prevalentemente l'apertura degli occhi e la risposta motoria, mentre invece gli altri item rimangono praticamente invariati. Per quanto riguarda la valutazione delle articolazioni, è stato scelto il metodo dello zero neutrale, che in pratica viene da una percentuale del movimento residuo nella singola articolazione. E sono stati valutati tutti i distretti articolari, sia destro che sinistro. Nella valutazione del ROM dell'anca sinistra in questo campione si vede che la prima valutazione vi è un'elevata percentuale di pazienti con punteggio 1, mentre invece in seconda valutazione c'è una tendenza all'incremento di punteggio 2. Uguale per quanto riguarda l'anca destra, anche qui abbiamo in una prima valutazione punteggi che si collocano tra il primo e il secondo gruppo, mentre invece in seconda valutazione incrementano quelli del terzo e quarto gruppo, quindi una tendenza al peggioramento anche in questo caso. Per quanto riguarda il ginocchio, anche qui abbiamo in prima valutazione abbiamo un punteggio pari a 1 sia nella prima che nella seconda, e tendono a diminuire tra le due valutazioni i soggetti con punteggio 3, mentre invece aumentano i soggetti con punteggio 4. Per quanto riguarda il ginocchio destro, la maggior parte dei soggetti presenta un punteggio nella norma, in questo caso, e alla prima valutazione pari a 1 alla seconda. Diminuiscono tra le due valutazioni i soggetti con un punteggio di 3, mentre invece tendono ad aumentare quelli con punteggio 2. Per quanto riguarda la caviglia sinistra, abbiamo un punteggio pari a 2 in prima valutazione prevalente, mentre invece in seconda valutazione il punteggio prevalente è 3. Per quanto riguarda la caviglia destra, abbiamo la maggior parte dei soggetti che presenta un punteggio pari a 2 alla prima valutazione, mentre alla seconda c'è un punteggio pari a 3. Anche qui c'è una tendenza all'incremento, alla riduzione dell'articolarità nei vari distretti. Per quanto riguarda gli arti superiori, passiamo alla spalla sinistra, anche qui abbiamo la maggior parte dei soggetti che presenta un punteggio pari a 2 in prima, sia in prima che in seconda valutazione, tendono ad aumentare quelli con punteggio 3 e 4 in seconda valutazione. Per quanto riguarda la spalla destra, anche qui abbiamo un punteggio pari a 2 che si equivale sia in prima che in seconda valutazione. Vediamo una tendenza all'aumento del punteggio 3 in seconda valutazione. Passiamo al gomito. Il gomito sinistro, la maggior parte dei soggetti presenta un punteggio nella norma alla prima valutazione pari a 1 alla seconda. Per quanto riguarda il gomito destro, la maggior parte dei soggetti presenta un punteggio nella norma in prima valutazione e di 1 alla seconda. Al polso, stiamo finendo l'excursus sulle articolazioni, la maggior parte dei soggetti sul polso sinistro presenta un punteggio pari a 1 alla prima valutazione e di 2 alla seconda. Polso destro, l'ultimo. Abbiamo la maggior parte dei soggetti che presenta un punteggio pari a 2 sia nella prima che nella seconda valutazione, tendono a diminuire tra le due valutazioni i soggetti con un punteggio 3, mentre aumentano quelli con punteggio 4. In sostanza, questi dati, diciamo, che cosa ci portano a
a dire che praticamente si rileva che la tendenza della mobilità articolare tra prima e seconda valutazione è in riduzione in tutti i distretti e nei nostri dati a livello di arto superiore l'articolazione che peggiora più frequentemente è il gomito, mentre invece a livello dell'arto inferiore è l'anca. Per quanto riguarda il tono muscolare abbiamo utilizzato la scala di Ashworth, nella scala di Ashworth ci sono 6 livelli dove 0 è il tono muscolare non aumentato, mentre 6 dove la parte è praticamente rigida e bloccata. Li abbiamo raggruppati in tre gruppi, praticamente tra 0 e 1.9 abbiamo considerato un tono muscolare nella norma, tra 2 e 3.9 un tono muscolare mediamente elevato e tra 4 e 5 un tono muscolare praticamente elevatissimo. Nel nostro campione, per quanto riguarda la spasticità degli arti superiori, si vede che il tono muscolare è praticamente nella norma nel 51% dei pazienti, mentre invece a controllo la spasticità media risulta superiore. Il tono elevato rimane invariato tra prima e seconda valutazione. Per quanto riguarda invece la spasticità agli arti inferiori, alla prima valutazione la maggior parte dei soggetti presenta una spasticità elevata, percentuale che aumenta ulteriormente alla seconda valutazione. Questo si vede bene da questo grafico. Quindi praticamente possiamo dire che vi è una maggiore spasticità agli arti inferiori rispetto agli arti superiori e che questa spasticità risulta essere di grado elevato. Del gruppo di pazienti che abbiamo valutato, 10 hanno avuto accesso all'ambulatorio per la spasticità e 8 di questi sono stati sottoposti a trattamento focale. Per quanto riguarda gli ausili, nel nostro campione un 80% solamente di pazienti era fornito di ausili in ingresso. Gli ausili erano in sostanza 23 utilizzavano la bascula e 5 avevano carrozzina bascula e tutori. In 15 pazienti sono stati prescritti ausili durante il ricovero, 7 hanno ricevuto dei tutori per gli arti superiori, 7 la carrozzina bascula e 1 una mentoniera. Per quanto riguarda il trattamento riabilitativo di questi pazienti, si compone sostanzialmente di 2 momenti differenti, in bed e out of bed. In bed i pazienti, tutti, ricevono un trattamento a letto corrispondente a un tempo medio di 3,5 ore al giorno, comprendendo il trattamento fisioterapico specifico e il tempo impiegato per le posture secondo un piano personale. Per quanto riguarda il trattamento out of bed, abbiamo calcolato un tempo medio di 4,6 ore che in pratica comprende la postura in bascula, il trattamento riabilitativo in palestra, il letto di statica, lo standing e le stimolazioni neurosensoriali. Per quanto riguarda il letto di statica, in pratica di questi pazienti nel 14% dei casi non è stato adoperato perché l'ausilio non era presente, il 9% dei casi è stato invece adoperato, 21 pazienti non sono risultati eleggibili per condizioni cliniche intercorrenti oppure per danni terziari strutturati che non consentivano il posizionamento in letto di statica. Concludendo, allora, quali sono gli obiettivi del nostro lavoro? Allora, definire lo stato del paziente con valutazione delle strutture, delle funzioni corporee, dell'attività e della partecipazione. Attivare un sistema di monitoraggio dello stato di coscienza documentandone l'evoluzione eventuale.
Svolgere una funzione di mantenimento, prevenzione e cura, monitorando le complicanze cliniche, gli esiti più frequenti e quando possibile mettere in atto i provvedimenti più efficaci per prevenirli. E infine favorire una risposta personalizzata ed adeguata ai bisogni di questi pazienti e dei nostri e delle loro famiglie. Quindi anche se i pazienti del campione non sono più eligibili a un trattamento riabilitativo personalizzato, si può comunque concludere che l'approccio riabilitativo associato ad un attento e costante nursing è auspicabile per contenere l'evoluzione dei danni terziari. Grazie.